Cari amici vicini e lontani, eccoci un'altra volta con le mie recensioni di libri. Questa volta sarà un po' difficile chiamarlo Cassino Book, Cassino c'entra e non c'entra, perché è una cosa un po' generica, con qualche titolo che con Cassino, o perlomeno anche con la Gustav fino a Roma, c'ha poco a che fare. Quindi cominciamo immediatamente, perché la mia intenzione è farvi vedere gli acquisti miei fatti negli ultimi mesi. Quasi tutti comprati su eBay, qualcuno anche in libreria, e qualcuno me lo sono fatto comprare da amici che stavano in una delle bancarelle, mi hanno mandato le foto, ti interessa? Sì, e allora me lo sono fatto prendere. Cominciamo con questo. Album Auschwitz, sì signori miei, l'Olocausto. Questo libro qui è un compendio di immagini ritrovate dentro a un cassetto in una infermeria, dove una scampata all'Olocausto era ricoverata subito dopo la famosa marcia della morte. Apri sto cassetto e ti escono queste fotografie qua, queste di questo libro, che è diventato un J'accuse terribile come testimonianza dell'Olocausto. Fotografie praticamente dell'arrivo, della selezione, dello smistamento e tutte quelle fasi di quando si arrivava ad Auschwitz e anche come si arrivava anche negli altri campi di sterminio. Sono tantissime le foto. Alcune addirittura ci si riconosce e sono segnati quelli che sono sopravvissuti, marcati. Impressionante, praticamente chi ha fatto queste foto? Hanno fatto i servizi, i tedeschi stessi in Auschwitz. Auschwitz aveva al suo interno un laboratorio fotografico con due dipendenti delle SS, chiaramente, che facevano queste foto. Ma cosa servivano queste foto? Queste foto servivano a dimostrare che loro come lavoravano, ma per dimostrarlo non al pubblico esterno, al mondo, per carità, ma ai loro superiori, per far vedere una specie di come funzionava la loro catena di smontaggio. E scusatemi il termine che è proprio infelice, però fatto sta che è così. Si trova facilmente dappertutto, sull'estate eBay, su Amazon. Librone, come vedete, bello, ponderoso, grande. Per chi fa studi o si interessa di cose dell'Olocausto, non potete perderlo. Io l'ho preso perché mi è servito soprattutto per fare una conferenza proprio dedicata all'Olocausto in quel di Arce un paio di mesi fa. Ho avuto la fortuna di pagarlo appena 27 euro, compresa la spedizione, ma vi avviso che sarà ben difficile trovarlo a questo prezzo. Sta sempre oltre le 30 e passa. Veniamo a noi. Un amico mi dice, guarda, c'è una rivista francese uscita alla fine della guerra che parla dell'Italia liberata, la rivista, perdono, un giornale. Un quotidiano, un giornale, insomma, ecco, questo qua. Si chiama l'Italie Libre, scusa il mio francese, a volte proprio se ne va per la tangente. L'Italie Libre. Ah, tu lo conosci? Sì, l'ho avuto occasione di leggere. Guarda, ci sono degli articoli dentro che riguardano proprio le parti tue, della tua zona. Vabbè, lo cerco su eBay, lo trovo subito e lo prendo. E mi arriva sto foglio, che praticamente cos'è? No? È una doppia faccia in cui ci sta la versione in francese e la versione in italiano. Basta, fine. Tutte le pagine interne non ci sono, perché questa è una produzione tipo quelle che sono state fatte anche in Italia un po' di anni fa, in cui ti facevano vedere le prime pagine del Corriere della Sera, dell'8 settembre, del Messaggero, del 4 giugno, eccetera, eccetera. Quindi due pagine e questo ce l'ho qua. Penso che avete tutti quanti sentito parlare del fatto che i tedeschi hanno salvato il tesoro di Monte Cassino. Sono uno dei due ufficiali della divisione Hermann Göring è quello più famoso di tutti, che è Julius Schlegel. Che ha fatto il signor Julius Schlegel? A suo tempo stampò un libretto di sue memorie, che ha trovato finalmente una edizione italiana, questa. Monte Cassino 1943 di Julius Schlegel, di Vienna, nazista convinto. Come salvai i tesori dell'abbazia, a cura di Giovanni Bladene. Edizioni Artcos 2008, costa 9 euro. Mi è arrivato l'altro giorno, non ho fatto in tempo a leggerlo, però sono abbastanza interessato per sentire la versione di Julius Schlegel, anche dopo che
Insomma, altre cose sono uscite non molto limpide e molto chiare per quanto riguarda cosa voleva combinare la divisione Arlanghioni con i tesori di Montecassino. Se volete sapere il parere mio, è Julius Legel, per secondo me, era in buona fede. Pensava chiaramente di fare un'opera pia, un'opera di salvataggio. Poi dopo qualcosa è andato verso le foreste di Carental. Altro libro che ho ricevuto ultimamente e che mi ha trovato sulla bancarella di Roma l'amico Giovanni Cecini è questo Cansino 20 anni dopo. Mi è arrivato 2 giorni fa. Non ho avuto tempo di leggerlo. Però ho capito che questo qua praticamente è il compendio di una conferenza che fecero 20 anni dopo la battaglia e che nel suo interno ha parecchi articoli di parecchie fonti. Me lo leggerò e vi farò sapere meglio. Si trova sulle aste di eBay, non viene a costare tanto, a volte sì, a volte no, qualche volta qualcuno scapestra e mette dei prezzi assurdi. Io questo però, l'amico Giovanni Cecini, me l'ha trovato su una bancarella a Roma, a 2 euro. E che me lo faccio scappare? Se mi conoscete, se mi avete seguito, sapete che sono molto sensibile per quanto riguarda i francesi del corpo di spedizione francese in Italia. Cerco sempre di prendere qualcosa, ovviamente, che abbia anche un costo decente. Come questo librettino qua di Franz Gravreux, L'assalt à Montcassin. Copertina colorata, con degli errori sulle divise. Raga, è la Jalabà, invece di mettersi buffetteria inglese. No, avete confuso l'elemento a padella, vabbè, lasciamo perdere. No. Ragazzi, anche questo mi è arrivato da poco, non ho avuto occasione di leggerlo, ma è un libricino, come vedete, molto sottile, una specie di diario personale. No. Ogni tanto appare sulle aste di eBay, l'ho comprato perché costava un nulla, anche se veniva dalla Francia. Formato quello che vedete, le pagine sono poche, c'è qualche illustrazione che non capisco cosa voglia dire, vabbè. Chiedemi innanzi. Anche questo, io c'ho chi va in giro per me e mi dice guarda sotto la cosa, Giovanni Cecini colpisce ancora. Sì, perché questo Roma 4 giugno 1944, bilingue in inglese e in italiano, è un bel libretto e non costa manco tanto, poi facilmente si può anche trovare a un buon prezzo. Io peraltro una copia ce l'ho in vendita in Casino de Bello, quindi se vi interessa. Perché cosa contiene? Contiene tutte le famose fotografie di Life a colori. Eccole. Le potete vedere anche nel mio servizio di vendita dentro a Ebello. A De Bello, pardon. Oh, guardate cosa mi capita qua, il famoso tigre rovesciato. Ma le fotografie sono tante, un libricino non è tanto grande, però è pieno zeppo di immagini a colori della liberazione di Roma. Oremus Papam. Formato questo qua, è una 4. Pagine, bello, vedo. Su pagine sono, quante sono? Pagine 78, 79, vabbè, non male, non male. E veniamo al signor Robert, detto Bob Capa. Guardate che roba, bello, vedete, sì, che bestia. Praticamente questo libro qui è di Richard Vernon, Questa è la guerra, Robert Capa al lavoro, una special edition venduta a 29 euro, 29,90, ma secondo me si trova anche a meno volendo. Io pensavo, quando l'ho preso, Robert Capa al lavoro, Questa è la guerra, finalmente vedremo tutte le foto del fronte italiano. No, qui praticamente c'è tutto meno che il fronte italiano, c'è tutte le foto meno che il fronte italiano, ed è fatto con le foto, con le copie dei suoi articoli, con tante foto anche stampate bene, grandi, alcune famose, alcune meno famose, ma soprattutto la me quella che mi ha piaciuto più di tutto, che mi ha interessato più di tutto, alla fine è stata quella della guerra di Spagna, dove lui fa questa famosa ed iconica fotografia. Perché qua ci sono tutti gli scatti, tutti quanti gli scatti possibili ed immaginabili. Scusa. Tutti gli scatti di quel giorno, quando Robert Capa fece tra gli altri questo famoso scatto del miliziano che moriva colpito in fronte da un colpo. È vero, è falso, è una posa, secondo me è vero.
Ma ancora Robert Cava. Io non me lo faccio scappare, soprattutto se lo trovo a basso prezzo. Io non me lo faccio sparare. Robert Cava a colori. Bello, potente. No? Con tutte le sue fotografie praticamente da quasi dalla fine della guerra in poi, fino ad arrivare, ahimè, al suo, no, non è questo, al suo ultimo scatto, proprio questo è l'ultimo scatto di Robert Cava, tra poco farà un passo in più e la mina gli sarà fatale. Si trova? Sì, si trova, io l'ho trovato sulla Stebbe, ho avuto il colpo di fortuna di pagarlo una cifra giusta, ma le fotografie sono, come dire, sono le foto, c'è ancora qualcosa sulla Seconda Guerra Mondiale, ma poi tutto questo arriva fino a che non metterà quel famoso piede su una mina. Quanto costa? Ah, sapete che non me lo ricordo? Non me lo ricordo, ma una volta mi ricordo era anche in offerta in qualche libreria, io l'ho trovato sulle aste di eBay. Va bene signori, abbiamo finito, un grosso ciao a tutti, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, fatemi pubblicità, io purtroppo non monetizzo, quindi non potete, meglio che non cercate di darmi soldi, so che voi vorreste allergirmi oboli, ma non potete perché io non monetizzo, ma non perché non lo voglio fare, è YouTube che non me lo fa fare, i cattivoni. Alla prossima!